Silvio Berlusconi compie 80 anni. C'è chi lo ama alla follia e chi meno, ma gli fa lo stesso gli auguri. Compie 80 anni Berlusconi. Sì. E beh, io gli mando degli auguri. Gli auguri a Silvio Berlusconi e l'augurio è che i suoi prossimi 80 anni siano migliori dei precedenti. E anche poi sarà anche bella e anche attiva. Quindi dico, gli faccio gli auguri. Tanti auguri, punto. Ho letto che Berlusconi si è dichiarato annoiato della politica. Non so se sia vero. Di certo lui non ha fatto annoiare né i suoi alleati né i suoi avversari. Vi manca come avversario? Ci mancano tante cose, ci manca il bunga bunga, ci mancano le sue uscite, le sue battute incredibili, ci manca lui al Parlamento Europeo che insulta Schulz, cioè ci manca tutto il carnevale, perché i giornali vivono anche di questo. Un aggettivo, una parola per descrivere 20 anni del berlusconismo? Non mi sono piaciuti, ovviamente, siamo sempre stati contro. Io Berlusconi l'ho contrastato quando era all'apice della sua forza e della sua popolarità. Ho rispetto per quella vicenda e per quegli anni. Devo dire, quando vedo tanti che si sono avventurati dopo a cogliere nella sua debolezza l'occasione per dargli quello che si dice in gergo il calcio dell'asino, mi viene da provare una qualche simpatia per lui e non per loro. Può anche dare consigli, presiedere comitati, cose, ma pensare di essere ancora al centro dell'attività, l'uomo che deve risolvere i problemi del paese, quando ha 80 anni col suo passato, è un errore. Esiste un erede di Berlusconi? No, credo che Berlusconi sia irripetibile. E non dico se questa sia una fortuna oppure no. Lui è un erede, che è Renzi. Diciamo che Renzi è un Berlusconi senza il Milan e senza il bunga bunga. Le manca un avversario come Berlusconi? No, per niente.